Ciao ragazzi, bentornati in questo video, io sono Tia e oggi siamo qua con un nuovissimo video a trattare un argomento molto molto interessante. Vi ricordo che quasi ogni giorno sono in live su Twitch, quindi se volete venire a scambiare due chiacchiere con me dal vivo potete farlo andando nel link in descrizione che vi porterà direttamente al mio link di Twitch. Oggi, come detto, trattiamo un argomento molto interessante quanto discusso, cioè la piattaforma di Twitch. Parleremo di come approcciare al meglio la piattaforma per quelli che appunto vogliono intraprendere questa strada dello streaming, oppure anche per chi vuole migliorarsi. Prima di iniziare, però, vi lascio all'intro. Oggigiorno è molto molto importante sapere come funziona questa piattaforma, cioè Twitch. Perché lo dico? Perché noto moltissimi canali che startano delle live senza sapere minimamente come si usa. Cosa intendo? Eccoci qua, siamo su questa schermata, ragazzi. Ci potete benissimo arrivare andando su Sfoglia, vi farò andare su categorie, andate in canale live. E ragazzi, vi consiglio di mettere gli spettatori ordina per increscenza, cioè da 0 spettatori in su. Se noi per esempio andiamo a prendere una live, ok, per esempio di questo tizio qua, come vedete appunto, non guardiamo che comunque ha 7 follower, però se notiamo non ha praticamente niente che lo raffigura, se non una foto di un cane che non so manco se è suo, preso da internet, però cosa più importante, non notiamo niente nel pannello informazioni. Il pannello informazioni è molto molto importante perché uno spect nuovo, cioè uno spettatore, che viene ad approcciare il vostro canale per la prima volta, quasi il 90% delle volte tenderà ad andare nella scheda informazioni, in modo che sappia un qualcosa in più su di voi. Se voi non mettete nulla nel pannello informazioni, logicamente lo spettatore non sarà né invogliato a rimanere nella possibile live che state facendo, o non sarà invogliato a rimanere nel vostro canale, appunto perché il vostro canale è, tra virgolette, spoglio. Quindi in pratica, cosa si intende quando si parla di panel, quando si parla di poi altre cose che poi andremo a vedere? Per i panel, ragazzi, si intende una sorta di pubblicità che voi fate verso il vostro canale. Adesso comunque vi farò vedere meglio con un video apposito che adesso comparirà. Come vedete adesso nel mio canale, io ho diversi panel che raffigurano i miei social su YouTube, Instagram e anche altre cose, come appunto specificato prima, raffigurano anche quello che è tipo le donazioni, le sub. E appunto questa scheda informazione è dedicata a farvi conoscere. Lì potete mettere di tutto, ragazzi, per chi si chiede se possono mettere anche sponsor, se possono mettere pubblicità di altro tipo. Potete tranquillamente metterle, non c'è nessunissimo problema. La scheda info, la scheda informazioni, è dedicata a farvi conoscere. Quindi se siete, non so, sponsorizzati da Corsair, mettete la pubblicità di Corsair. Se avete la pubblicità di Level Up, mettete pure la pubblicità di Level Up. È importante, anche se non si vuole fare una mini carriera, impostare dei panel in modo da farsi conoscere? Sì e no. Contate che comunque chi inizia a fare live su Twitch lo fa a scopo di intrattenimento, diciamo che è una sorta di passatempo. Dipende tutto se voi volete farvi pubblicità dei vostri social, anche perché sì, purtroppo Twitch viene usato anche per pubblicizzare soltanto gli altri social. Quindi in pratica ci sono moltissime persone che fanno le live appositivamente per fare pubblicità ai loro social. Quindi non è usato soltanto per fare, diciamo, tra virgolette, carriere. Quindi ora, diciamo, cosa servirebbe per attrarre un po' l'attenzione da parte degli spect e semmai attirare qualche sub o qualche follow? E la differenza tra follow e sub, per chi non lo sapesse. Per attirare l'attenzione dello spettatore, ragazzi, prima di tutto bisogna avere una buona webcam, un buon gameplay, un buon, diciamo, trasmettere di gameplay, quindi una buona connessione. Bisogna essere, diciamo, trasmettere quella passione che voi avete verso il canale, nel caso vogliate fare carriera, ripeto, verso gli spettatori.
Quindi se uno spectatore entra in live, ma non nota quella passione che ci mettete verso le vostre live, ma vede che appunto le fate tanto per, cioè dice, ma sì, ma questo ha avviato una live tanto per così, cioè perché non ha un cazzo da fare. In verità no, cioè chi vuole fare una carriera non deve trasmettere questo. Altra regola è interagire con la chat. Sembrerà molto banale la cosa, ma ci sono molti streamer che non fanno questo, non interagiscono con la chat. Non a caso noto moltissime live che lo streamer tende pochissimo a leggere i commenti. E la cosa che diciamo emoziona di più lo spect è il fatto che comunque lo streamer legga i suoi commenti per poi rispondergli. Se non lo fa, rischia di perdere sia il follow nel caso, e sia lo spect, perché è considerata una live morta. Poi molto importante è anche mettere una sorta di plugin per le proprie live, cioè estensioni. Si possono benissimo prendere dalla schermata apposita estensioni di Twitch, andando sul logo di destra, premendo sul dashboard autore, e giù nel menu a tendina che vi compare a sinistra c'è proprio la sezione estensioni. C'è la sezione La mia raccolta, che sarebbe l'estensione che voi avete già installato ma non configurato e attivato. Attenzione, ci farò anche un video su questo. E poi c'è la sezione, tipo non mi sembra Discovery o una roba del genere, per cercare le varie estensioni. Quello è il caso vostro. Ed è molto importante implementare queste estensioni nelle vostre live in modo che anche gli spect, oltre che scrivere soltanto, che dopo un po' vi dico che... Ok. Crea quella sorta di interazione con lo spect, tra lo streamer e lo spect. Non è detto che 100% riuscirete a guadagnare il follow, dipende anche dal carattere del proprio streamer e una sorta di altre difficoltà che potrebbero succedere. Dunque ragazzi, il video finisce qua. Se volete condividetelo ai vostri amici o chiunque voglia cominciare ad approcciarsi a questa piattaforma o a migliorarsi in questa piattaforma. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Vi ringrazio soprattutto perché su Twitch siamo arrivati ai 90 follower. Vi ricordo, ragazzi, che oltre ad avere un canale Twitch, ho anche un canale Discord dove da poco ho aperto un servizio di help. Cosa si intende per servizio di help? Ho, diciamo, l'intenzione di aiutare i piccoli streamer. Non che io sia grosso. Se volete essere aiutati e non avete molta destrezza con Twitch, potrete entrare in questo canale Discord che trovate sempre in descrizione e chiedermi appunto aiuto. Quindi ragazzi, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e soprattutto un buono streaming.